Buonasera e benvenuti a questo nostro non corso, scusate, ma piccolo incontro virtuale sul tema dello stress, della paura e della resilienza. Io sono la vostra ospite, Claudia Matini. Mi presento brevemente, perché credo che sia importante un minimo di presentazione. Sono una psicologa dell'educazione, che poi da grande ha anche deciso di fare la psicoterapeuta. Mi occupo di formazione degli insegnanti da ormai molti anni, mi occupo in genere soprattutto di metodologie didattiche attive, problematiche legate alla gestione della classe. Chiaramente uno degli ambiti di cui mi occupo, ma di più nell'attività clinica, è quella che ha a che fare con le problematiche più personali, che poi chiaramente possono avere un impatto anche sulla professione. Allora, grazie alla tecnica della scuola, che mi si vede, mi si sente e si vedono anche le slide. Quindi vi do soltanto alcuni piccoli input di carattere organizzativo, così poi sappiamo come interagire. Ecco, ci terrei, nonostante questo è un incontro breve, a interagire con voi. Come possiamo farlo? Beh, io ho il vantaggio di poter parlare. Voi avete il vantaggio di ascoltarmi e di vedermi, e di vedere le slide. Per comunicare con voi io posso solo leggere quello che voi scrivete, quindi vi chiedo se avete voglia, chiaramente, di uno scambio un po' più attivo, di scrivere nella sezione delle domande della chat, perché così, man mano che io vi do le mie informazioni, condivido le mie riflessioni, possiamo un pochino, no, scambiarci delle idee. Con l'obiettivo, questo vi dico qual è l'idea poi di questo incontro virtuale, con l'obiettivo di fare un pochino il punto sulla situazione, nella piena consapevolezza che il tema, insomma, è importante, ci si fanno corsi universitari, quindi voglio dire, le aspettative cercherò, come dire, di farvele un pochino abbassare, però se avete domande, curiosità su queste tematiche, scrivetele. Nella misura del possibile io vi rispondo. Ok, quindi da dove è partita questa idea? Beh, è partita da quello che ci ha travolto circa 2 mesi fa. Ho scelto con molta cura questa immagine perché mi dà veramente il senso della fragilità, ma al tempo stesso della resistenza che credo tutti noi abbiamo messo in campo nel momento in cui il coronavirus è diventato notizia da TG. Quindi partiamo per questo breve viaggio assieme dai fatti, e cioè che cosa ci è successo. Ora, lungi da me affrontare la cosa in termini di riportare statistiche, tempistiche, quello insomma lo trovate sui giornali, appunto sui TG, sulle trasmissioni di approfondimento, cosa che tra l'altro vi suggerirò di non fare troppo spesso. Ma in termini tecnici ci è successo qualcosa di molto specifico. E cioè ci siamo ritrovati dentro a una situazione di emergenza. Ne ho parlato in uno dei video che con la tecnica della scuola e scintille abbiamo prodotto. Qui però mi soffermo su un aspetto, cioè sul fatto di quanto questo evento critico con cui abbiamo impattato, un po' come l'iceberg di Titanic, ha avuto un effetto, ha avuto appunto un impatto. E perché ce l'ho avuto questo impatto? Che poi è stato anche molto soggettivo. Beh, perché intanto quello che è successo è stato del tutto improvviso,
Inaspettato, voglio dire, nella stagione invernale, ma quante influenze anche abbastanza importanti abbiamo incrociato. Mai nella nostra esperienza, poi magari per alcuni di voi ci sono anche esperienze di tipo diverso, ma insomma, credo che questa sia stato davvero un evento critico di notevole entità e lo è stato anche perché non ha impattato sul singolo. Come può essere, che vi posso dire, anche un terremoto è un evento collettivo, tuttavia l'impatto dipende poi da quello che succede al singolo, ok? Tutti questi eventi critici hanno un'altra caratteristica, ci travolgono, travolgono specificamente una nostra convinzione legata a quale aspetto? Beh, al fatto che la vita sia qualcosa di cui abbiamo il controllo. Più o meno abbiamo la sensazione che ciò che ci capita durante la giornata dipenda da noi, tranne se abbiamo dei bambini, credo. In linea generale, comunque, la sensazione di controllo è qualcosa di molto importante anche per la nostra identità, per il nostro senso di sicurezza. Ebbene, il coronavirus l'ha mandato allegramente a quel paese. Altro aspetto, gli eventi critici che poi implicano la possibilità di un trauma, comportano potenzialmente una minaccia. Questa minaccia è una minaccia alla salute, una minaccia alla sicurezza e quindi è qualcosa che ci tocca anche negli aspetti corporei, nel corpo, quindi è qualcosa che ha a che fare con la nostra identità più profonda. Leggo che qualcuno non riesce a sentire, io continuo, vi prego di scrivere nella chat se è il problema magari di una persona o invece se è un problema diffuso, perché se lo è me ne devo preoccupare, se non lo è lo staff della tecnica sarà efficientissimo nell'aiutare la persona. Quindi vi chiedo, mi fermo un attimo. Oh, Giuseppe mi dice loud and clear, wonderful, benissimo, grazie Elena. Ok, io continuo. Se sto usando un volume troppo alto, voi ditemelo perché ho una voce abbastanza stentorea. Ok, allora, un'altra caratteristica degli eventi critici, possono comprendere delle perdite emotive o fisiche? Beh, io credo che anche in questo senso la situazione sia molto differenziata, però sicuramente ci sono stati, dei territori dove grazie per tutti i feedback che state scrivendo, grazie perché tra l'altro è un modo comunque per interagire e l'interazione è un altro di quegli aspetti particolarmente delicati e importanti per tenere sotto controllo lo stress. E quando io sto lavorando poi con la tecnologia più che mai, mi stresso abbastanza. Comunque, Vitalba scrive una cosa, io approfitto per dare l'informazione a tutti. Qualora aveste qualche problema tecnico, non vi preoccupate perché la registrazione verrà resa disponibile. Quindi, eventualmente, insomma, potete recuperare. Ecco. Quindi torniamo alla drammaticità della perdita. Bene, c'è chi ha perso il lavoro, c'è chi ha perso delle persone care. Ci confrontiamo con una perdita temporanea, che è quella in cui ci ha costretto il distanziamento, la distanza, quello che loro chiamano distanziamento sociale, che noi di Scintille, dopo approfondite riflessioni, abbiamo detto, vabbè, ma perché distanziamento sociale che sa veramente di brutto, no? Come se la socialità fosse il problema. La socialità non è il problema, la socialità è la cura. Parliamo di distanza di cautela, parliamo di distanza di sicurezza, ma tiriamo via la parola sociale. Vabbè. Altro aspetto degli eventi critici è il fatto che violano i presupposti su come funziona il mondo, che è proprio uno degli aspetti su cui noi contiamo per fare la nostra vita, per vivere la nostra quotidianità. Che vuol dire? Beh, vuol dire che da un momento all'altro
ci siamo ritrovati a dover ripensare la nostra quotidianità, cioè il mondo non ha funzionato più come fino al giorno prima. Io fino al giorno prima potevo uscire, no, non lo posso più fare. Potevo andare a trovare i miei genitori, no, io divento un pericolo per i miei genitori anziani. Potevo lavorare, no, non puoi uscire, non puoi lavorare. Tutto questo ha un impatto e anche se questo impatto è collettivo perché ci ha riguardato veramente tutti, chi più e chi meno naturalmente, ma c'è una questione importante. Questo impatto ha reso dolorosamente evidente la nostra umanità. Voi dite, vabbè, ma che non lo sapevamo dell'umanità? Certo che lo sapevamo, ma avevamo un'idea del nostro essere persone molto più forte, persone sicure, efficaci, professionali, sempre capaci di rispondere. Poi è chiaro che ognuno anche lì, no? Va con le sue sfumature, ma quanto nel corso di una normale giornata lo passiamo a pensare a quanto siamo vulnerabili, a quanto un virus può tenerci fermi, ma non solo tenerci fermi, può farci stare male, non solo può farci stare male, ci può portare a morire, così, da un momento all'altro, ok? E c'è un'altra sensazione molto potente che per qualche attimo io credo tutti abbiamo provato, che è il senso di impotenza. Quella sensazione che dice va bene, adesso che faccio? E adesso non c'è niente che io posso fare. Ok? C'è qualcosa che è più grande di me, troppo. Scusate. Allora, io quello che vi chiedo di fare mentre io vi racconto tutto questo è di riflettere, cioè di usare questo nostro incontro virtuale come un'opportunità di riflettere ognuno su di sé. Lasciate perdere gli altri, che quelli sono un'altra questione. Ma intanto, prendetelo come un momento di prendervi cura di voi. E quindi intanto la mia domanda. Non vi chiedo di rispondere, poi se volete scrivere a me fa piacere. Ma la mia domanda, per esempio, è quanto ti sei sentito fragile? Quanto hai sentito, magari per qualche attimo, di essere impotente, disarmata, disarmato? Oh, scusate, ecco, stavo per far scaricare la batteria del computer. E intanto vado avanti per raccontarvi che la reazione ad un evento critico, quindi le nostre reazioni quando siamo in una situazione di emergenza, che è una situazione che ci sollecita rispetto a una variabile fondamentale, la nostra sicurezza, la nostra vita. Allora, tendenzialmente c'è una sorta di percorso spontaneo che tutti noi facciamo quando ci troviamo di fronte a un evento critico. La prima fase, ho due persone mi dicono ok video, no audio. Oh, potete scrivermi se questo corrisponde a più persone? Si sente? Ok. Ok, si sente bene? Allora è un problema tecnico di qualcuno. Molto bene, allora vado avanti. Allora, grazie, grazie, grazie. Allora, alcuni mi stanno scrivendo. Adesso la sfida sarà riuscire a leggere perché scrivete in tanti. Allora, qua qualcuno dice: l'impatto peggiore è stato il dover gestire i propri figli e gli alunni, i bambini e poi gli adulti. Quanto è vero. Qualcuno dice, mi si sono acutizzate tutte le paure. Un'altra persona dice, la sensazione più forte che ho avuto è la totale impotenza nella capacità di saper proteggere i miei cari. Capite?
Capisco, anche a me è capitato. Mi sono sentita per un pochino di essere un pericolo e quindi dico l'unico modo in cui posso proteggerli è la distanza, che è l'opposto del modo naturale di procedere. Allora, Alice, scusate, faccio anche i nomi, ma tanto ci conosciamo. Il mio impatto è stato il distaccamento, ma è una reazione anche quella molto naturale. Allora, poi c'è chi mi dice paura e impotenza, soprattutto quando si hanno dei problemi di salute pregressi. Amen. Pensate che io a febbraio avevo una bronchite che non se ne andava, in realtà è durata 4 mesi, ma quando il 24 febbraio, che ricorderò per sempre, io sono tornata da Treviso, dove avevamo fatto 3 giorni di incontro di autoaggiornamento del nostro gruppo di lavoro, ancora non c'era il lockdown, non c'era niente. Ma io la tosse ce l'avevo, in realtà ce l'avevo da 2 mesi. Bene, voi potete forse immaginare quanto il mio viaggio di ritorno da Treviso a Roma sia stato un incubo, perché avevano già cominciato a fermare le persone che tossivano, e ancora non misuravano la febbre. Se tossivi, potenzialmente avevi il Covid, se ne sapeva ancora pochissimo, e il rischio era che bloccassero il treno e che mi prendessero e portassero in ospedale per le verifiche del caso. Ecco, io ricorderò per sempre l'angoscia che ho provato in quelle 3 ore, 4 ore di viaggio. Per fortuna è andata, ma la mia collega che da Treviso doveva arrivare in Sicilia e aveva preso il treno prima del mio, si è ritrovata bloccata a Roma perché sul suo treno qualcuno aveva tossito e avevano bloccato il treno e questa persona era stata presa. Mamma mia. Ok, vado avanti con la spiegazione. Quindi, ancora io non, cioè, non avevamo capito quello che stava succedendo a fine febbraio. Se ne parlava, però molti dicevano che è solo un'influenza un po' più fastidiosa. Ok, allora, quando abbiamo capito che l'evento critico era un evento critico, la prima fase è stata lo shock. Il distacco può essere questo. Non vi preoccupate, soffro anche di reflusso, quindi per me l'incubo era super potenziato. In che cosa consiste la fase di shock? Beh, non ci credo, dico no, non è vero. Pensate alle prime reazioni, no? Quelle dei primi giorni, anche delle prime settimane. Non è vero, c'è il complotto e non si capisce che bisogna fare. È vero, non è vero, oddio, adesso che faccio? No, la confusione, il disorientamento. Fase di shock. Dopo, e non sento niente, cioè perché il cervello non riesce a capire, a organizzare, non c'è una categoria per definire il fatto che io che viaggio spessissimo in treno e quindi ho un'esperienza che mi dice che viaggi in treno, diciamo così, sono caratterizzati da molte esperienze. La cosa peggiore, ne parlo sempre su Facebook quando viaggio, sono i ritardi, il perdere le coincidenze per colpa dei ritardi cronici di Trenitalia. Quello è il peggio che ti può capitare. Ma puoi mai pensare che ti prendono bloccano il treno perché tu tossisci e ti portano in ospedale circondata? Tutto questo ti fai sentire improvvisamente che sei in un film e quindi che non è vero, ok? Poi però, dopo qualche giorno, abbiamo cominciato a provare tutta una serie di emozioni. Tante, diverse tra loro, come la tristezza, la colpa, la rabbia, la paura, mettetecene tante, poi di emozioni parliamo tra poco. E la terza fase è quella del fronteggiamento, che vuol dire il cervello ricomincia a funzionare. C'è stato un momento, diciamo, che i collegamenti si erano persi.
Ricominciamo a pensare e quindi cominciamo a farci domande e a cercare informazioni da fonti credibili, se possibile. Ok? Queste sono le tre fasi. Io auspico che ormai tutti siamo nella fase del fronteggiamento. Tuttavia, vi dico velocemente, che più nel dettaglio, di fronte a eventi traumatici, poi ci sono degli elementi ulteriori, dei pensieri intrusivi, cioè ci ritroviamo a ripensare a delle cose, appunto, ma quanto spesso io i primi giorni ripensavo a quella paura al momento in cui tossivo piano piano sul treno, per dire, no? Quello è stato per me un microtrauma nella situazione da più trauma generale. Quindi ci potremmo ritrovare a rimuginare, ad avere dei pensieri nella testa che tornano, che sembrano non volontari, ciuff, arrivano. Ci ritroviamo a cercare anche di spingere fuori tutta una serie di sensazioni, di emozioni, di pensieri e quindi cerchiamo di evitarli. Poi c'è una questione di sfumature emotive. Badate, stiamo dentro la normalità. Io ci tengo a confortarvi rispetto al fatto che potete esservi sentiti così. Quando è che la situazione deve cominciare a darci pensiero? Quando è prolungata? Quando non riusciamo a passare alla fase del fronteggiamento, ma piuttosto rimaniamo dentro la situazione di confusione e di disagio emotivo persistente. Allora è il caso di cercare un aiuto. Ok. Allora, voi pensate a quelle persone nella zona, io non so, non vi conosco, non ho avuto il tempo di fare quello che faccio sempre nei miei corsi, nella prima fase, che è, mi dite da dove scrivete, in quale città siete, perché mi piace immaginarvi. Oggi non c'è tempo, un'ora e già mi accorgo che sto in ritardo. Allora, ora vi darò tutta una serie di informazioni. Qualcuno mi dice: come si fa a riconoscere che non riusciamo a fronteggiare? Ci sono tutta una serie di input. La persistenza di queste reazioni potrebbe essere un indicatore. No, non lo scrivete, anche se mi farebbe tanto piacere, se no passiamo il tempo a parlare di dove siamo. Io spero di ritrovarvi al corso che parte l'8, perché lì il gruppo sarà più piccolo e potremo interagire davvero. Farò il corso sulla resilienza, l'insegnante resiliente, allora lì faremo molti esercizi e l'interazione sarà proprio indispensabile, ma lì avrete tempo e voce per parlare e allora lo chiederò di dove siete. Comunque, torniamo a noi, a queste reazioni che sono comuni e quindi normali. È normale rimanere in contatto col proprio senso di impotenza. Vedete, mi viene naturale. Io ho perso una quantità di lavoro notevolissima in questi 2 mesi e non me l'aspettavo assolutamente. Allora, posso essere un po' depressa? Posso essere un po' preoccupata? Posso, come dire, essere ansiosa rispetto al come cavolo farò a lavorare se la formazione degli insegnanti in aula, le attività d'aula, rimarrà bloccata, boh, a tempo indeterminato? Ok, è naturale che io mi senta così e ve lo sto comunicando proprio con trasparenza. Proprio perché non è che essere psicologi ci protegge, no? Abbiamo la corazza e siamo invincibili. No, assolutamente. Quello che spesso ci favorisce è l'abitudine a riflettere su noi stessi e a cercare di trovare soluzioni. E poi chiaramente abbiamo tutta una serie di strumenti, ma anche gli psicologi a volte vanno dagli psicologi, eh? Perché possono provare tutte queste cose e da soli non sempre ce la facciamo. Questa è un'altra di quelle illusioni di controllo che spesso tutti noi coltiviamo, che sono esattamente quello che contribuisce a farci finire nel burnout. Quindi vado avanti.
perché in realtà sto solo alla quarta slide, per parlare un attimo di emozioni. Ora, l'input di questo webinar è stato, quali tra le tante emozioni nominerò? Parliamo della paura. Perché la paura? Perché è la reazione più sana rispetto al pericolo. Allora, noi ci siamo trovati e continuiamo a trovarci in una situazione di pericolo, minaccia per la nostra salute e per quelli dei nostri cari. Quindi provare paura è sano, rimanere paralizzati non è sano, ok? È quel passaggio tra la fase 2 dell'impatto emotivo, io ce l'ho paura, io, mio marito è sempre uscito per lavorare, quindi potenzialmente era più a rischio di me. Beh, io ho un po' di paura, ce l'ho sempre avuta. Però che cos'è l'effetto collaterale della paura? Che mi chiedo, e come posso fare per proteggere me stesso? Come posso fare per proteggere gli altri? Ok, fronteggiamento. Allora, quello che noi possiamo fare per affrontare tutte le emozioni, perché io immagino che tutti gli imprenditori che stanno ancora nelle zone rosse, il mio parrucchiere, scusate, vi faccio esempi della vita quotidiana. Il mio parrucchiere, la sera del, quando è che Conte ha fatto l'ultima conferenza stampa in cui ci ha detto che i parrucchieri avrebbero rilavorato dal 1º giugno. Ecco, il mio parrucchiere ha perso il controllo e ha fatto una diretta su Facebook seguitissima in cui diceva tutto quello che pensava. Rabbia. Ok? Rabbia che però sicuramente era legata alla paura di non farcela, alla preoccupazione per i suoi dipendenti e tutta una serie di problemi pratici che vi tralascio. Allora, questa slide ve la faccio vedere velocemente perché? Perché quello che sta succedendo è che comunque noi non solo stiamo affrontando, abbiamo affrontato e stiamo affrontando una situazione di emergenza che è in evoluzione, ma di fatto anche nella fase 2, probabilmente anche nella fase 3, ci troveremo a vivere una situazione di stress persistente. Perché? Perché lo stressor, cioè lo stimolo che crea la nostra reazione di risposta, no? Che è lo stress, lo stimolo persiste, come ci stanno tanto dicendo, il coronavirus continua ad esserci. E allora, che dobbiamo fare? Beh, intanto preoccupiamoci di capire bene come funzioniamo. E vi faccio vedere, vedete che la prima fase di questa immagine, quella viola, la colonna viola, c'è scritto shock. Poi è la fase di reazione che è la prima. Poi c'è il controshock. No, non è successo niente, no, tutto a posto. Capita anche ai soccorritori che vanno, ai volontari, no, che vanno nei terremoti, che intervengono. All'inizio è tutto a posto, non te ne accorgi, poi a un certo punto però succede qualcos'altro. Quello che succede con lo stress è che esistono tre fasi. La prima è la reazione di allarme, ci attiviamo, c'è da fare, dobbiamo reagire, non posso preoccuparmi dei dettagli, ce la posso fare e andiamo. Quando però la situazione consiste, continua, scusate, si attiva la seconda fase, cioè devo resistere. Pensate alla vostra esperienza con la didattica a distanza. All'inizio tocca farlo, poi vanno anche obbligato per legge, bene, cioè bene, non lo so quanto bene, ma insomma questo è successo. Adesso probabilmente siete nella fase di resistenza, cioè da un lato avete messo a regime tutta una serie di cose, dall'altro vi state confrontando con gli effetti collaterali di uno stress prolungato. 8 ore al giorno al computer non fa bene. L'essere costantemente collegati con i vostri studenti, con i colleghi, con la famiglia, mettiamoci tutto dentro, beh, brucia moltissime energie. E allora quello che succede
se non stiamo attenti, è che vedete com'è quella linea azzurra? Ecco, è che a un certo punto cominciano a diminuire le risorse e la nostra resistenza allo stress peggiora, per cui arriviamo ad una fase, di esaurimento, cioè le risorse finiscono, ma mica siamo infiniti, non siamo perfetti, insomma, dobbiamo fare tanta, tanta attenzione. E allora parliamo di quello che ci serve di coltivare. Ok, qualcuno infatti dice: è ciò che mi fa paura, è lo stress persistente, è terribile. Questa è un'ottima consapevolezza perché. Perché se la prima fase è, oh cavolo, che succede? Come mi sento? Non ce la faccio più, sto sentendo qui, mi succede cosa? Vuol dire che ancora va bene. La domanda successiva è, come posso prendermi cura di me? Perché se non vi fate questa domanda, è matematico che ci sarà un momento in cui non ce la farete più tanto bene, ok? Non perché io non voglio indurre, no, reazioni particolari di cedimento, ma perché so quanto le energie, le risorse personali vadano coltivate, vadano nutrite. E allora siamo nel mondo della resilienza. Che cos'è intanto? Intanto è un processo, non è proprio una caratteristica. Cioè, quando è che si attiva la resilienza? Beh, è una forma di adattamento, quindi non è una cosa che o ce l'ho o non ce l'ho, ok? Ed è un adattamento specifico che si attiva di fronte a situazioni particolarmente avverse. Ok, quali sono le caratteristiche, i presupposti per dire ok, forse la resilienza, il tipo di adattamento che mi serve? Uno, il rischio significativo, io direi che questa volta ci siamo. Due, un adattamento positivo, quindi in questa situazione, con questo stimolo, io riesco a reagire positivamente, ad affrontare, a superare le difficoltà, ma non solo a superarle, in qualche modo mi evolvo e cresco, divento una persona migliore. Allora, questi punti qua li ho già in qualche modo sviluppati nel video sulla resilienza, quindi vado veloce e qualora non aveste visto quel video, andatevelo a vedere, aggiunge magari delle informazioni. In generale, le ricerche ci dicono che alcune caratteristiche sono direttamente correlate ad un adattamento resiliente. Allora, queste sono, non è che le dobbiamo avere tutte oppure non ce la possiamo fare. Chiaro che più ce ne abbiamo, meglio è, ma l'importante anche in questo caso per me è stimolare in voi una riflessione su quelli che sono i vostri punti di forza e io sono sicura che qualcosa di questo voi ce lo avete. Allora, l'intelligenza superiore alla media dice, io mi permetto di pensare che secondo me anche un'intelligenza normale, cioè, insomma, contribuisce. Se è superiore, tanto meglio. L'essere donne, e qui per una questione di statistiche, l'insegnamento è molto frequentemente femminile, ma mi fa molto piacere vedere che nel gruppo degli iscritti a questo percorso ci sono anche uomini. Lo apprezzo moltissimo. Poi un temperamento mite, che è interessante perché sembra, no, che chi è che ce la fa di più? I forti, gli aggressivi, quelli che si danno da fare a ogni costo, che affrontano la vita di petto. Ecco, ma mica è sempre vero. Il temperamento mite ha a che fare di più con quelle caratteristiche legate alla tolleranza, all'accoglienza, al rispetto.
eccetera, eccetera. Poi autostima e autoefficacia, più ce ne sono, meglio è. Ma anche avere fede, solide basi spirituali e morali. Quindi la fede non deve necessariamente essere la fede in una religione, ma vuol dire in qualche modo avere la consapevolezza e credere, avere una propria morale, credere che in qualche modo siamo parte di un ecosistema più ampio. Poi, se questo ecosistema è la Terra, è l'universo, è il mondo è Dio, metteteci tutte le parole che per voi contano, ma avere fede aiuta. Poi l'ottimismo, la convinzione di poter controllare gli eventi, e qui specifico meglio, parliamo non dell'illusione di controllo, ma di quella caratteristica di cui ho parlato in un altro video, quello sulla proattività, sul focus del pensiero, cioè l'idea di poter controllare gli eventi, soprattutto di scegliere quali eventi sono soggetti effettivamente al mio controllo e lavorare su quelli. Quello mi aiuta moltissimo a reagire, ad adattarmi. C'è chi si preoccupa di trovarne due o tre. Può essere che in questo momento, insomma, sia un momento di consapevolezza. Ecco, diciamo così. Tuttavia, se siete qui, se state riuscendo a funzionare, nel senso che il lavoro più o meno lo state mantenendo, se tenete famiglia, non si sono create situazioni drammatiche, o comunque se si sono create, ve le state gestendo con altre persone. Se riuscite a stare minimamente bene con voi stessi, ecco, vi posso dire che i tre criteri minimi per dirvi non state comunque messi tanto male sono questi, ok? Spero che questo vi conforti un po'. Poi che c'entra? C'è sempre spazio di miglioramento. Ok, vado avanti perché cavolo, c'è troppo da dire. Allora, se quella è la resilienza, cioè le caratteristiche che si legano alla resilienza, e come vi dicevo, quello che è più importante è prendersi cura di sé. Soprattutto quando, come noi, si fa una professione che è una professione di aiuto. Qualcuno mi dice, aggiunge, passo col sei politico. Bene, di questi tempi è sacrosanto, promuovono tutti, perché voi no. Allora, voglio parlarvi però velocemente di quello che può capitare se tralasciate di considerare quanto voi siete importanti e quindi quanto è importante che vi prendiate cura di voi, soprattutto nei momenti di forte stress e di stress prolungato. Allora, un evento che può capitare quando si tralascia, si fa un, diciamo, si tralascia di occuparsi di sé, è per esempio quella che si chiama la compassion fatigue, la fatica da compassione, il costo della cura. Cioè, quello che può capitare è che a volte ci si può sentir male perché si perde la capacità di distinguere noi stessi dall'altro di cui ci stiamo prendendo cura. Questo capita soprattutto a chi svolge una professione di soccorso. Pensate ai medici, a tutto il personale sanitario. Ecco, per loro questo rischio qua è veramente enorme. L'altro rischio per voi può essere il burnout. Allora, che vuol dire il burnout? Il burnout è un tema caldo, ne parliamo di solito nel corso sullo stress, però quali sono degli indizi? La procrastinazione. Cominciate a lasciare andare, rimandate, rimandate, oppure avete impegni, arrivate sempre in ritardo. Vi sentite sempre stanchi, diventate un po' cinici, siete pessimisti nel modo di pensare alle situazioni, e se eravate religiosi,
cominciate a dubitare. Questi sono alcuni indizi di burnout. Altri motivi per cui è bene prendersi cura di sé è che ci si ammala più facilmente se lo stress diventa eccessivo, si attivano dei comportamenti di disattenzione, di distrazione, con il rischio di farsi male, si attivano dei comportamenti impulsivi, cioè si depotenzia il pensiero perché siamo troppo stanchi e allora si reagisce alle situazioni. E allora fateci caso se siete diventati un po' tanto reattivi, per cui vi dicono una cosetta così che di solito sarebbe passata e non passa. E anzi, la vostra reazione è importante. Poi altri comportamenti a rischio che vi dicono che forse non vi state prendendo cura di voi è l'uso di medicinali come forma di autoaiuto, di sostanze di vario tipo, l'alcol, gli energy drink, gli antistaminici, gli antidepressivi, gli ansiolitici, metteteci tutto quello che vi pare. Non ce la fate senza un supporto, ok? Il senso di colpa costante è un indicatore e poi, come vi dicevo, quello che proprio ve lo dice sicuramente, è che non riuscite a funzionare, cioè che in qualche modo non ce la fate più, non ce la fate proprio più. Sul senso di colpa, il senso di colpa è interessante perché voi potreste sentirvi in colpa perché avete fatto qualcosa che non dovevate fare, non avete fatto qualcosa che avreste dovuto fare, oppure, e spero tanto non sia il vostro caso, vi sentite in colpa perché siete sopravvissuti. Ok? Pensate a tutte quelle persone che vivono laddove ci sono state delle percentuali di mortalità molto alte. Allora, come va fin qui? Ci siamo? No, perché adesso passiamo alla parte finale del webinar in cui vi do tutta una serie di input su che cosa fare. Però intanto vi chiedo se state bene, se tutto procede, se ci sono domande, se sono stata abbastanza chiara. Io ci bevo su, non vi preoccupate, non è grappa, ma acqua. Ok. Tutto ok, molto bene, molto bene. Ho come la sensazione che qualcuno dei vostri nomi mi sia familiare, magari ci siamo già incrociati in qualche corso online. Ok, allora andiamo avanti perché mi piacerebbe dedicare appunto un pochino di tempo a quella che è la questione poi più rilevante, cioè a prescindere dal percorso che facciamo. Ecco, allora io ho pensato di proporvi il che facciamo usando questo set di regole. Allora vi dico, appena capito che i primi di marzo, no? Dal 4 marzo chiusi in casa, almeno io dal 4 marzo perché insomma fino a quel momento minimamente mi ero mossa. Ho capito come psicologa, psicoterapeuta, che comunque questa situazione rispetto al come si vive, come le persone vivono l'emergenza, per me, come dire, comportava l'esigenza di approfondire il tema. Per cui, avendo improvvisamente molto tempo libero, ho deciso di fare un corso online di pronto soccorso psicologico. Un corso molto interessante della Johns Hopkins University, in cui questo dottor Everly dava tutta una serie di informazioni, proponeva, spiegava quello che è il modello di intervento che viene usato dagli anni 90 negli Stati Uniti nei casi di disastri, come per esempio per gli uragani, il modello RAPID.
E infatti poi su quello ho deciso poi di strutturare anche la mia attività clinica, cioè lavorare di più sull'emergenza che non sui problemi profondi. E in questo senso do un input anche a voi. Attualmente ci sono moltissimi servizi di psicologia attivi, tra l'altro gratuiti, per cui io vi invito a fare riferimento al sito della vostra regione, che ormai hanno tutti una pagina di riferimento sul coronavirus. E molti offrono un servizio gratuito di psicologia. E quindi io vi invito, qualora ne sentiste l'esigenza, di fare riferimento prima di tutto a quei servizi. Magari meno diciamo così, ad altri servizi che a volte sono disponibili, perché il rischio è di avere un approccio che non è un approccio specifico di primo soccorso. Okay? Poi può essere che voi fate, che ne so, un primo soccorso sono da 3 a 5 colloqui, okay? Dipende dal tipo di situazione. Nel caso della proposta del modello Rapid, per esempio, solitamente sono 3. Perché? Perché se alla fine del terzo non ti ho aiutato e tu non ti sei ripreso, probabilmente hai bisogno di qualcos'altro, che potrebbe essere un percorso psicologico, ma magari no, magari ti serve il sindacato, ti serve di parlare con l'assicurazione, cioè dipende dal tipo di problema. Quindi questo per dirvi come input generale, che gli psicologi che hanno tutte le competenze chiaramente specialistiche per intervenire, possono scegliere approcci diversi e la psicoterapia, che di per sé è un percorso, diciamo, medio-lungo come durata, non funziona se il problema è un problema di tipo emergenziale, ok? Questo lo dice il dottor Everly. Hanno fatto tutta una serie di studi comparativi. Quindi sentitevi liberi di sperimentare e poi regolatevi di conseguenza. Ok, ho detto quello che dovevo dire rispetto al chiedere aiuto, e chiedere aiuto è la cosa più sana che si possa fare, soprattutto in momenti di grande difficoltà. Ok, dottor Everly ha creato questo set di regole per se volete far parte del club sul burnout dei lavoratori bruciati. Ok, quindi parliamo delle regole di gestione dello stress guardandole al contrario. Allora, la prima regola, se volete bruciarvi bene, è essere perfezionisti, non accontentarvi mai. Okay, quindi ho fatto la lezione di didattica a distanza, ho avuto tutta una serie di problemi tecnici. Ecco, finisco la lezione, invece di dirmi che cosa ho fatto bene, che cosa ha funzionato bene di questa lezione, che poi mi posso riportare magari come esperienza per il prossimo, no. L'unica cosa che sono capace di dire è: mamma mia, ma sono stata pessima, mi sono scordata di controllare che i microfoni degli studenti fossero disattivati, non mi sono accorta che quello ha messo la foto invece di esserci lui. Ok? Quindi volete bruciarvi? Siate perfezionisti. Quindi non accontentatevi di un risultato ragionevolmente buono, no, non lo dovete fare, ma invece lamentatevi sempre e criticatevi sempre. Vi piace questa modalità di parlare delle strategie? Perché è evidente che qui la chiave di gestione dello stress è cominciare ad apprezzarsi, pur nella consapevolezza dei limiti, ok? Allora, seconda regola, state fermi, seduti, seduti. Questa per me vale tantissimo, lasciamo perdere. Quindi lavoro al computer, seduta. Sto con i miei figli, seduta, sbracata sul divano. Ok, non vi muovete mai. Devo andare a prendere la spesa, ascensore.
Metteteci dentro tutte le cose, ma non dovete mai, mai fare una passeggiata, specie adesso che si può ricominciare, mai uscire sul balcone e fare 20 volte andare indietro, mai, ok? Allora vi dico un trucco, sto leggendo un libro molto bello che si chiama Alternative di Sebastiano Zanolli, è un libro sui piani B, sull'importanza di essere aperti a nuovi scenari. Mi sembrava il libro perfetto per il periodo. E lui, tra le cose che dice, c'è il fatto che certe volte noi pretendiamo da noi stessi la perfezione, punto uno, anche rispetto agli obiettivi che ci poniamo. Per cui diceva, sei uno che non fa mai attività fisica, parlava con me. Ok? Sei uno che non fa mai attività fisica, ecco, quando vai in bagno, fai 10 squat, che sono dei movimenti che servono per glutei e gambe. Ok? Ecco, io ho deciso da ieri che quando vado in bagno 10 squat. E però ogni volta che mi ricordo, il che non capita sempre, perché cambiare le abitudini è qualcosa che richiede un po' di tempo. Però ecco, tornando a noi, non fatela mai e non vi accontentate, quindi non dovete dire, vabbè, ma se mi faccio un quarto d'ora di passeggiata va bene. No, non lo dovete dire. Dovete dire, se non è almeno un'ora e mezza, non la faccio. Ok? Tre, focalizzatevi sempre su quello che non va bene. Quello che non funziona, cioè il bicchiere è mezzo vuoto, mi raccomando, ok? Quindi riportatelo alla vostra situazione e ditevi questo. Poi mangiate male, male, cibo spazzatura, roba che fa male, un sacco di snack, le patatine. Ok, ma esagerate. Poi anche tanta carne grossa. Lui dice, questa cosa mi fa così ridere, da animali che avevano labbra, per questo l'ho trascritto, l'ho tradotto così com'era, perché mi ha fatto ridere e mi sono chiesta, ma quali animali hanno le labbra? E poi ho detto, ah no, galline, tacchini, insomma, la carne bianca, ecco, non ha labbra. Quindi dico, ah, allora, forse bisogna mangiare più quello. Comunque, se hanno le labbra, non dovreste mangiarne troppa. Poi, evitate di fare colazione. No, Go Vegan, rispetto tutti, non dice mangiate vegano. Però evitate di fare colazione. Quindi, rischiate, bruciate proprio tutte le risorse che avete, ok? Arrivate a pranzo col mal di testa, questo va benissimo. Poi, avete avuto delle esperienze negative nella vita? Strano se non ne avete avute, ma insomma, io spero per voi che ne abbiate avute poche. Non è mai colpa vostra, ok? Non è dipeso da voi, è dipeso dai genitori, è dipeso dalla sfortuna con le persone che avete sempre incrociato le persone sbagliate, dipende dal capo, ok? Aggiungeteci tutte le cose, ma la logica è, se volete stare male, continuate a pensare che non dipende da voi e che non c'è niente che voi possiate fare se non lamentarvi di qualcun altro. Sono chiare le regole fin qui? Poi, dovete, al contrario, accettare di caricarvi di tutte le responsabilità possibili, per voi, per gli altri, ma per tutti, 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 cioè dovete stare sempre preoccupati e attivarvi per tutti i vostri bambini, per tutti i loro genitori, tutte le loro famiglie con congiunti di vario grado, i vostri colleghi naturalmente, che non vi preoccupate per i vostri colleghi, dovete diventare un punto di riferimento fondamentale ed essere disponibili 24 ore al giorno, solo così vi potete bruciare. Se no, rischiate di non farcela a bruciarvi. Dovete soddisfare le aspettative di tutti, ok? La vostra unica aspettativa è io sono felice se sono felici gli altri. In questo modo io vi garantisco che in poco tempo voi vi brucerete. Chiaro?
Poi andiamo avanti perché qui c'è molto da fare per bruciarsi. E torniamo qui alla proattività. Impegnatevi però seriamente, a controllare ogni aspetto di persone e situazioni che effettivamente non dipendono da voi. Ok? Quindi, ci posso fare qualcosa io perché il papà del mio alunno ha perso il lavoro? Dovrei farci qualcosa però, punto 8, e mi dispiaccio enormemente, empatizzo, mi sento come se il lavoro l'avessi perso io, l'avesse perso mio marito e che nessuno di noi lo ritroverà mai più. Ok? Quindi mi metto, dedico molto del mio tempo non a pensare a quello che effettivamente posso fare di realistico, piuttosto no, ci sto male. Perché c'è una differenza tra stare male per qualcuno tanto da non funzionare, ok? Perché sto lì e magari piango e mi deprimo pensando a questo poveraccio che ha perso il lavoro, però non sto lì lucida a dire, ok, questa persona ha perso il lavoro, forse dovrei, se davvero mi voglio interessare, verificare che tipo di situazione hanno. Magari scopro che ha perso il lavoro, ma vive di rendita perché ha i genitori miliardari. Sto dicendo la prima cosa che mi viene in mente. Usare il cervello. Poi altri preziosissimi consigli per bruciarvi ben bene. Dormite poco, perché questo aiuta moltissimo a bruciarsi. Poi, se avete avuto, se siete fortunati perché avete il lavoro, avete una situazione in casa che è tranquilla e quindi riuscite a gestirvi le cose in maniera ragionevolmente buona e quindi vi sentite fortunati rispetto agli altri che hanno perso il lavoro, stanno soli in casa piuttosto che stanno in appartamento con altre 12 persone, ok? Dovete sentirvi colpevoli. Non vi dovete godere la vostra fortuna, dovete sentirvi colpevoli, ok? Poi, ci siamo quasi, abbiamo quasi fatto, non dovete staccare mai, quindi lavorate più che potete, non prendetevi pause, non andate in vacanza chiaramente perché dovrete lavorare moltissimo, non vi rilassate mai, se capita vi sentite in colpa. E poi createvi una routine in cui mangiate molto e male, dormite meno che potete oppure troppo, usate molte sostanze o per rilassarvi o per tirarvi su, ok? Quindi non fatecela da soli, servitevi di supporti esterni. Ok. Allora, in realtà il tempo è praticamente finito, ma vi chiedo se in realtà vi è chiaro quello che dovete fare minimamente per prendervi cura di voi. Cercate di curare il cibo, mangiate in modo regolare, non troppo pesante, dormite bene. Se avete problemi a dormire, chiedetevi come mai, perché quello è uno degli indicatori di difficoltà. Createvi delle piccole routine di cura di sé, di voi. Cioè fatevi una lista di attività che potete svolgere da soli e che vi fa piacere fare e fate in modo di realizzarne qualcuna durante la giornata. Se avete delle giornate molto piene, va bene anche un quarto d'ora, però fate sempre qualcosa per voi. Ricordatevi che non siete responsabili, non lo dovete tenere, non siete Atlante che tiene il mondo. Voi siete responsabili per voi stessi, questo sì, è verissimo, e dovete prendervi cura di voi. Io credo che la prima responsabilità sia questa. E se poi vi rendete conto che qualcuno tra questi suggerimenti per entrare nel club dei lavoratori bruciati, qualcuno vi è molto familiare perché in effetti lo fate, beh, allora semplicemente quello può essere un punto di partenza, non per giudicarvi, punto 1, no, ma semplicemente per dire, ah, cavolo, è così,
Ma è una fortuna che io sia arrivato o arrivata fin qui ragionevolmente sana. Che cos'è che posso fare per stare meglio? Cambiate, fatevi domande nuove, perché questo vi può aiutare ad affrontare in generale la vita e in particolare delle situazioni difficili. Allora, qualcuno mi scrive: ho imparato ad avere più cura di me quando una volta il mio fisioterapista mi disse: signora, lei non si vuole abbastanza bene, altrimenti non sarebbe arrivata in queste condizioni. Da quel momento si è accesa la lampadina. Capita, tutti noi abbiamo degli eventi che ci illuminano. Ok, usiamo questa situazione anche drammatica, difficile, pesante, metteteci tutti gli aggettivi che volete per cercare di stare meglio, di fare della nostra vita una vita migliore. Ok? Allora, mi devo fermare. Sì, mi devo fermare. Allora, vado dritta. Ricordatevi, potete chiedere aiuto. Poi, se volete, è chiaro che io ci sono. Vi ricordo però che intanto c'è un'opportunità che parte l'8 maggio. Io farò questo corso che è insegnante resiliente. Saranno 6 ore, 3 incontri da 2 ore, in cui cercheremo di approfondire queste questioni ragionando su come stimolare alcune nostre caratteristiche in modo da affrontare meglio le sfide che in effetti la professione, sì, la vita ci sta ponendo e in realtà da sempre continua a porci. Ok, mi fermo. Mi pare che non ci sia altro. Ah sì, volevo chiedervi qual è. Sì, questa la voglio fare, se qualcuno ha voglia, di scrivere qual è, che cos'è che vi portate a casa da questa oretta insieme, con una virtualità che però ormai è abbastanza reale. Che vi portate a casa? Allora, non so nulla di attestati, io non credo che questo webinar gratuito preveda un attestato, però chiedetelo alla tecnica. Vi chiedo di scrivere se avete voglia, che vi portate a casa di questo piccolo momento insieme? Un'idea, un concetto. Allora, c'è chi dice conforto. Bene, l'intenzione di prendermi cura di me, bene, un sapere in più, ce la possiamo fare, assolutamente vero. Condivisione, un po' di pace in più, consapevolezza di prendermi cura di me, la consapevolezza che tutte le emozioni di questo periodo sono normali, sì, assolutamente. Preoccupatevi solo se sentite che sono enormi, che durano tanto a lungo e che non ce la fate a gestirle. Intenzione di volermi più bene, coraggio, concretezza di approccio, consapevolezza di poter fare di più chiedendo aiuto, positività, amor proprio, consapevolezza dell'importanza di ascoltarmi. Bravi. Beh, allora io ho fatto il mio, signori, in un'ora, dato che dopo tanta psicoterapia su me stessa, fatta da qualcun altro che mi ha dato una mano, ho capito che il mio perfezionismo era molto malato e che sono sufficientemente brava e posso accontentarmi. Il desiderio di normalità, grazie ad alcuni suggerimenti, molto bene. Consapevolezza dei miei sentimenti, non ci si può sentire in colpa di essere vivi adesso. Sì, verissimo. Va bene, signori, grazie di questi feedback che mi nutrono, me li porto tutti a casa e spero di trovare qualcuno di voi al corso online sulla resilienza. Prendetelo come una pillola, 2 ore, 2 ore, 2 ore per prendervi cura di voi in una maniera un po' strutturata. E vi ricordo, se avete voglia, io ho un sito internet che è claudiamatini.it. Se avete voglia di seguirmi, potete iscrivervi alla mia newsletter, a parte che potete curiosare sul sito, ci sono una serie di articoli. Corsi di questo tipo ne farò ancora a gratis, non lo so, non credo, però può essere, non lo escludiamo. Probabilmente farò altri video gratis. Il prossimo corso è quello di insegnante resiliente.
Direi che grazie, è stato un piacere, un onore e vi saluto e alla prossima. Mi raccomando, state bene. Arrivederci.